Un'iniziativa che coniuga, oltre ai piatti tipici della nostra terra, la riscoperta di questa importante alimentazione, anche l'artigianato artistico. Perché infatti, oltre all'occasione di gustare un piatto di un tempo, c'è anche la possibilità di portare a casa le stoviglie che vengono impiegate, utilizzate per il pasto, che sono fatte dai nostri maestri vassai e che ad Appignano la ceramica è un'attività, una tradizione vecchia di 5 secoli e che noi cerchiamo in ogni modo di valorizzare e di tramandare anche ai nostri figli, al futuro. Proprio per riuscire in questo intento abbiamo cercato, e anche con successo direi, di dar vita a una scuola di ceramica, e sta comunque questa scuola dando i primi frutti. Mi pare che queste iniziative, come tante altre, se ne svolgono in tutta la regione, sono assolutamente importanti, soprattutto per un mondo imprenditoriale, quello dell'agricoltura, che sta sicuramente vivendo una grande difficoltà, ma che ha di fronte a sé anche moltissime prospettive. C'è una forte attenzione al modo e alla qualità delle cose che si mangiano, a dove vengono prodotte, e quindi questo lavoro che Leguminaria ha cominciato in tempi non sospetti in un piccolo comune delle Marche ha consentito ad esempio la individuazione e il recupero di alcune tipologie di legumi che hanno una fortissima proprietà nutritiva, anche sparite dalla nostra produzione, non più usate, addirittura in qualche caso dimenticate.